decoriamo un panettoncino e rendiamolo un simpatico segnaposto per la nostra tavola di Natale. Esatto, così voi potete metterne uno ogni posto e potete spaziare con la fantasia. Adesso io farò una renna piatta. Prendiamo la pasta di zucchero bianca e creiamo un effetto neve. Creiamo un effetto neve, sì, il fondo bianco col coppa pasta tondo. Quindi semplicissimo, possono farlo anche i bambini? Assolutamente sì. Date in mano il vostro coppa pasta tondo e fate tagliare loro la pasta. Che poi può essere un coppa pasta, ma può essere anche un bicchiere, esatto. Guardatevi un po' intorno in cucina, gli attrezzi che avete, usate quelli. Ok. Tagliamo la forma tonda e la posizioniamo sul panettoncino. L'allarghiamo un attimo e creiamo una base su cui poi andare a fare la figura della renna. Ok. Mettiamo via questo. Procediamo quindi con la nostra renna. Pasta marrone. Sempre zucchero a velo. Ok. Ricordiamo di non usare la maizena che poi fermenta dentro lo zucchero. Esatto, non è il massimo. Essendo una farina, meglio lo zucchero a velo. Esatto. Ok, quindi stendiamo la pasta marrone. Stendiamo. E con lo stesso coppa pasta che abbiamo utilizzato per tagliare la forma tonda, andiamo a fare la forma della nostra renna, che sarà più o meno questo semicerchio. Quindi un tre quarti. Esatto, tagliamo il sopra e tagliamo anche dall'altra parte. Ok. Lo sistemiamo sulla pasta bianca. Ok, aderisce perfettamente, sì, anche senza colla edibile. Ora? Ora tagliamo con il bisturi delle piccole striscioline che andranno a fare le nostre corna. Una, due. Eccole qui. Le misuriamo sempre sopra. Togliamo tanti pezzettini. Ok. Un po' di colla la mettiamo per sicurezza. Ah, ma che carino! Ma sì, questo è semplicissimo davvero da far fare ai bambini. Sì, potete fargli fare a loro, magari gli fate fare le corna mentre voi fate la faccia. Esatto. Ok. Pezzettini intorno. Giusto, è vero. Ecco, Federica ci aiuta. Uno, due. Un po' di colla edibile. Mi serve. Vai. Siamo qui. Ok. Facciamo le orecchie. Saranno le solite due piccole palline. E dove andiamo a posizionarle poi? All'interno o all'esterno delle... Le orecchie sono corna, appena sotto alle corna. Ah, ok, perfetto. Facciamo due piccole gocce schiacciate. Due piccole gocce schiacciate. E le mettiamo qui. Una. E l'altra. E due. Perfetto. Ok. Simuliamo il taglio delle orecchie. E la base è fatta. Ok, ora? Naso e occhi. Il naso... Ah, ma facciamo Rudolph. Eh sì. Ok. La renna più importante. Bella pallina rossa. Ok. Schiacciata. Più grossa la fate, più simpatica sarà l'espressione della renna. Mettiamo qui. Qui. Sembra già, fa già Natale, guarda, sì, quel naso. Che carino. Sì. Con il retro del pennello fate due piccoli forellini. Ah, ma che carino. Con la pasta
nera. Ok. Ce l'ha. Abbiamo un pezzettino qua. Non c'era una foto da fare. Andiamo a creare le pupille. Creiamo le pupille con un pezzettino di pasta nera, oppure potete metterci anche gli zuccherini di Natale, piuttosto che gli Smarties, insomma, quello che avete anche in casa. Eccole qua. Ok. Direi che può anche andare. Sì. In 5 minuti avete creato il vostro segnaposto a renna. Immaginatene tanti sulla tavola di Natale e possiamo abbinarli anche a dei piatti rossi, faranno subito festa.